Lo sapete che a Firenze c'è una piazzetta dove è matematicamente impossibile parcheggiare? È la piccola e caratteristica piazzetta del Limbo, un tempo detto piazza di Santi Apostoli per la presenza di questa bella chiesa in stile romanico con il portale cinquecentesco di Benedetto da Rovezzano e gli stemmi della famiglia Altoviti, come quel grande stemma di pietra che si vede sopra l'ingresso della canonica. Ma io in realtà vi volevo parlare di questa piazza, perché quando vennero fatti dei lavori di scavo per rifare la pavimentazione, vennero ritrovati tanti piccoli scheletri di bambini e si pensò che appunto trovandosi all'esterno della chiesa fossero dei bambini non battezzati e così si decise di dare questo nome alla piazzetta, Piazza del Limbo, perché il Limbo nella commedia di Dante Alighieri è il luogo dove si trovano i bambini non battezzati e i pagani, cioè tutte quelle persone che purtroppo non sono riuscite a conoscere Dio. Non per loro volontà. E quindi da quel momento si decise di cambiare il nome di questa piazzetta, chiamandola proprio Piazza del Limbo, come l'anticamera dell'inferno dantesco.